Buongiorno amici di Motori Online, in questo momento siamo a bordo della nuova Subaru XV e-Boxer per il 2022 che da ormai più di 10 anni è una delle vetture più apprezzate di tutta la gamma Subaru per numerosi motivi. Prima di tutto è la più compatta, è la più pratica e in secondo luogo la memoria rimanda anche alla famigerata SV dello spettacolo di Aldo Giovanni e Giacomo. Però vi garantiamo che questa non è assolutamente una Subaru baracca, anzi nel corso degli anni sono stati aggiunti diversi optional, diverse caratteristiche che l'hanno resa un'auto particolarmente interessante. Come sempre però non è tutto oro quel che luccica, ci sono dei punti in cui anche questa XV avrebbe potuto fare qualcosina di meglio e quindi è arrivato il momento di scoprire cosa va e cosa non va sulla Subaru XV e-Boxer per il 2022. Iniziamo con qualcosa che ci è decisamente piaciuto e questo è lo stile. La Subaru XV 2022 è senza alcun dubbio una vettura molto piacevole da vedere, è la compatta della gamma Subaru, non arriva per un pelo, per pochi centimetri, ai 4,5 metri, per la precisione 4,48, ma presenta comunque una carrozzeria alla moda con delle forme tipicamente Subaru, quindi linee nette, aggressive, anche squadrate arrivati ad un certo punto, che però riescono a inserirsi molto bene all'interno dell'offerta generale del mercato internazionale dell'auto. Ciò in cui si distingue è naturalmente sul frontale, dove c'è un paraurti rinnovato rispetto al modello precedente presentato nel 2018, sempre seconda generazione, stiamo parlando di un facelift, una griglia assolutamente riconoscibile. Purtroppo non c'è la presa d'aria sul cofano che rende riconoscibili le Subaru molto spesso in mezzo al traffico, però in questo particolare caso, essendo una compatta per un uso quotidiano, ovviamente non ve n'era una vera necessità, sarebbe stato davvero un vezzo e basta. E poi abbiamo un posteriore che segue gli stessi dettami del resto della vettura, con delle forme nette, quasi squadrate, molto aggressive, però comunque alla moda e quindi piacevoli. Nonostante la sua lunghezza, appunto, di 4,5 metri, però ciò che non ci è piaciuto è stata la dimensione del bagagliaio. Con queste misure personalmente ci aspettavamo una capacità maggiore, si parte da un minimo di 370 litri e si arriva ad un massimo di 1310 litri con delle forme interne anche piuttosto pronunciate, il che rende il carico un pochettino costretto, soprattutto se lo mettiamo al confronto con le dimensioni della vettura. Tra l'altro noi in questo momento siamo a bordo della versione e-Boxer, quindi la versione mild hybrid, che possiede una piccola batteria che si trova proprio sotto il pianale del bagagliaio. Con la versione benzina questo spazio sarebbe riservato anche ad un po' di carico extra, che qua ovviamente non è disponibile. Si poteva fare meglio. Torniamo alle cose che ci sono piaciute, e in questa categoria rientra sicuramente la tecnologia a disposizione della Subaru XV. Da questo punto di vista siamo a bordo dell'allestimento premium e quindi parliamo di quello più ricco, il top di gamma, però ci permette di avere una infarinatura generale di tutto quello che quest'auto può offrire. In particolare, quando è stata aggiornata nel 2021, è stata aggiunta anche la videocamera anteriore, che viene visualizzata sul tipico secondo schermo Subaru posizionato al centro del cruscotto sopra il sistema di infotainment che, come è ovvio, ormai è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto solo via cavo. Però dal punto di vista invece degli ADAS parliamo di una dotazione completa che forse non riesce a coprire completamente le esigenze, le richieste del livello 2 di guida autonoma, però comunque stiamo parlando di una dotazione decisamente completa. C'è il cruise control adattivo, c'è il sistema di frenata di emergenza, c'è il controllo dell'angolo cieco con delle luci ben evidenti sugli specchietti, la retrocamera per la retromarcia ha anche l'avviso per
l'arrivo del traffico laterale, quindi la sicurezza è davvero top. L'unica cosa che manca, se vogliamo, è il controllo automatico della corsia, è presente solamente l'avviso, ma non c'è il controllo del volante, il che però non è per forza una cosa negativa, perché molte persone ancora non sono abituate a questo genere di tecnologia e di conseguenza non ne sentiranno particolarmente la mancanza. Tornando a ciò che ci ha convinto di meno, non possiamo promuovere pienamente il cambio. Si tratta di un cambio automatico CVT a 7 rapporti che secondo noi tira veramente un po' troppo le marce, soprattutto ai bassi rapporti. Ci è capitato più volte di avere una marcia che viene tirata fino ai 3000 giri al minuto prima di effettuare veramente una cambiata. C'è una spiegazione, volendo. Essendo Subaru un marchio che fa del fuoristrada uno dei suoi marchi di fabbrica, probabilmente si è pensato anche di inserire qualcosa che potesse essere utile anche per andare appunto su degli sterrati, fare del fuoristrada. È presente anche la modalità X-Mode, che consente di avere diversi tipi di trazione, di redistribuire la coppia in modo da essere più efficaci sulla neve, sul fango, sulle pietre. Quindi diciamo, in linea di massima, però, questa vettura, essendo anche la compatta del marchio Subaru, molto probabilmente verrà usata in contesti un po' più, se non necessariamente urbani, comunque più sull'asfalto, e in contesti dove tirare così tanto le marce potrebbe eventualmente creare dei problemi, potrebbe risultare anche fastidioso. Il tutto nonostante ci siano anche delle modalità interessanti. Per esempio c'è la modalità SI, che significa sono in pratica le modalità di guida, che può essere o quella intelligente o quella sportiva, che consente di avere la coppia a regimi più bassi e quindi di garantire un po' di scatto in più. Inoltre c'è anche la modalità e-shift active, che consente di effettuare una scalata, di simulare una scalata di marcia premendo il pedale del freno. Nel complesso, però, secondo noi si poteva fare di meglio. Chiudiamo però con una nota positiva, che è senza alcun dubbio il motore. Sulla gamma Subaru XV sono disponibili due meccaniche. Una è un 1.6 benzina da 114 cavalli e la seconda è quella su cui ci troviamo a bordo adesso, ovvero il 2000 e-boxer, che in altre parole è il mild hybrid di Subaru. Si tratta appunto di un 2004 cilindri benzina che, insieme al motore da 12,3 kW, arriva fino a 150 cavalli di potenza, con 194 Nm di coppia, ai quali si possono aggiungere anche i 66 Nm generati dal motore elettrico. Si tratta di una meccanica molto interessante, soprattutto dal punto di vista dei consumi, in quanto, nonostante la cilindrata relativamente alta e la potenza anche questa relativamente alta, tra l'altro non dobbiamo comunque dimenticarci che si tratta di un'auto che possiede il suo discreto peso, abbiamo a che fare con consumi che, secondo i dati dichiarati della casa nel ciclo misto europeo WLTP, dovrebbe consumare intorno ai 7,9 litri ogni 100 km. Durante la nostra prova ci siamo assestati come media, e senza fare eccessiva attenzione alla guida, quindi guidando in maniera tranquilla come avremmo fatto in un qualsiasi altro contesto, siamo arrivati a 9 litri ogni 100 km, che equivalgono a circa 11 km al litro. Certo, non è un'auto che vi comprate se volete assolutamente risparmiare sul carburante, ma tenuto conto delle sue dimensioni, tenuto conto del peso che anche il sistema ibrido per forza di cose aggiunge, si tratta di un ottimo risultato. Essendo mild hybrid, non vi permetterà mai veramente di andare completamente in elettrico. Ogni tanto si inserirà il motore elettrico per cercare di abbassare i consumi e contemporaneamente recuperare l'energia dal moto stesso del 2004 cilindri,
più l'energia recuperata dalle frenate, dai rallentamenti. E con questo si conclude questa nostra prova della Subaru XV e-Boxer per il 2022. E quindi è arrivato il momento per voi di dire la vostra. Che cosa ne pensate? Avete avuto modo di provarla? Avete avuto modo di configurarla sul sito ufficiale, di vederla quantomeno, di toccarla con mano? Fateci sapere tutti i vostri commenti qui sotto, sui nostri canali social network e ovviamente sulle pagine di motoronline.com. E per quanto riguarda il nostro prossimo appuntamento, è ovviamente... alla prossima prova!